Aspetta un po'. Confusione. Allora metti. Miliardi di persone. Solo un'occasione qua giù. Tra l'azzurro e il buco nell'ozono. Tra John Lennon un po' e Yoko Ono. Il passato non dimentica, il futuro fa ginnastica, si prepara tutti i giorni per te. Canta un po' al bacchiare, un po' My Way. Schiaccia il tasto rec e il tasto play. E poi così, Manuel, tu sei qui, Natale in un qualsiasi lunedì. Ma sei tornato adesso? Dove sei stato stanotte? Sono sceso giù un'oretta al box che c'era una cosa da fare. Paola? Dai, facciamo tardi. Ma perché? Che ora è? Le 7:20. Le 7:20? Chi è? È uno stronzo. Mio padre. Un platone di Botticelli d'Amblay. La maieutica del fai da te. Vuoi morire, vivere con me. E poi così il tuo ritorno eclissi in un qualsiasi mezzogiorno. Mi trasformo. Oh, comunque chissà come sarà sto nuovo prof, eh? Speriamo che non sia come quello lo scorso trimestre, vediamo. Io spero che sia una donna. Ma che stendi, sei pazza? Le donne sono più cattive, guarda a me. Ada cara, sei non dire in niente. Ritardo. Sì, lo so, ho avuto dei problemi con la macchina. Dovevi arrivare un'ora fa. Ne possiamo parlare dopo? Qual è la mia sezione? Terza B. Terza B. Non sei cambiato. Neanche tu. Scusatemi, permesso. Scusate. Scusate il ritardo. Buongiorno. Ecco, come li sparavo. Buongiorno a tutti. Salve, allora, io mi presento. Sono Dante, sono il vostro nuovo professore di filosofia. Vorrei intanto rompere un po' il ghiaccio. Ora sapete che io mi chiamo Dante, vorrei sapere qualcosa di voi. Ad esempio, secondo voi chi è il più spiritoso della classe? Ecco qua. Sei tu. Tu ti chiami? Matteo. Matteo, tu ti autonomini più spiritoso? Autonominato. Ah, bene, bene. E invece il più serio, quello che proprio non ride mai? Chi è? Giulio. Giulio. Tu ti senti molto serio, Giulio? È più bravo o brava, perché poi Laura, su te proprio tutti d'accordo, sei la più brava in assoluto. Invece veniamo alle cose un po' più interessanti, tipo insomma, chi è, diciamo, il caso disperato, il caso che non si può recuperare in tutta la classe, non si può sapere. C'è sempre un caso disperato, eh? Uno in particolare, cioè, ecco, qualcosa mi fa pensare che c'è da ridere. Buongiorno. Tu sei? Il caso disperato. Manuel. Manuel. E arrivi sempre con questo ritardo? Vabbè, ritardo, sono 10 minuti. Ah, quindi qui non li chiudono i cancelli quando... No. Sì, li chiudono, ma io passo da dietro. Ah, da dietro? E poi, prof, io a quest'ora non so manco come mi chiamo, quindi... Ho capito, certo. Allora, ragazzi, mi è venuta un'idea. Perché non prendete le vostre giacche, i vostri giubbotti e mi seguite? Dove? Dai, coraggio, un po' di vivacità, su, andiamo a fare 4 passi, no. C'è mica niente di male. Subito. Professore. Ciao. Coraggio. Piacere. Piacere mio. Piacere. Piacere. Ciao. Piacere. Piacere. Ciao. Ciao, piacere. Ciao, tu sei più alto di me, eh? Piacere. Bene.
Anita. Ettore. Ciao. Ciao. Che sorpresa. Ettore. Come stai? Che piacere vederti. Ma sembra ieri. 5 anni. Fatti un po' vedere. Ma lo sai che sei più bella? Sempre solo Manuel. Sì, è lui l'uomo della mia vita, sì. Ma sai che ho aperto un locale mio, proprio qua vicino. Sapete? Mi va molto bene, sì. Però ora che ci penso, ho bisogno di un direttore di sala. No, grazie, Ettore. Sei gentile, però no. Però eri bravissima. No, ma io adesso vivo di traduzioni, faccio la traduttrice. Senti, però poi un'altra sera ci andiamo a un cinema. Va bene, volentieri. Mi ha fatto molto piacere vederti. Quello però senza Manuel. Sì, quello senza Manuel, sì, il cinema senza Manuel. Anche a me ha fatto piacere vederti. Ciao. A presto. Ciao. Guardate che meraviglia. Adesso pensiamo un attimo agli uomini di quel tempo, no? Ai loro pensieri, ai loro dubbi. Voi immaginerete che fossero completamente diversi dai vostri oggi, dal vostro modo di essere al mondo. In realtà non è così. Vi faccio un esempio. Questa mattina Manuel, sì, a un certo punto mi ha detto: professore, io a quest'ora non so manco chi so, che è un pensiero piuttosto rupestre. Chi è Manuel per se stesso? Chi siamo noi? Che ci facciamo al mondo? Questo non lo decidiamo noi, lo decidono i nostri genitori. A me non mi ha deciso nessuno, sono uscito fuori per sbaglio, quindi... Infatti sei sbagliato, eh? Tutte queste domande hanno trovato una loro casa all'interno di una disciplina che si chiama appunto filosofia. Socrate, ad esempio, è stato uno dei primi a darci un metodo. Qual è il metodo di Socrate? Quello di porci delle domande, di ragionare con la nostra testa. Ecco, io vi segnalo però che non è facile ragionare solo con la nostra testa. E la filosofia, in questo senso, può anche darci una mano, no? Perché che cosa fa il filosofo? Non accetta il mondo passivamente per quello che è. La filosofia non può darci risposte definitive, assolute, questo sicuramente, ma può farci sentire meno soli in questa ricerca, no? E questo, ragazzi miei, significa proprio crescere. Che buffo. Capito? Vi faccio un altro esempio. Prendiamo ad esempio quel catorcio laggiù, lo vedete quel catorcio laggiù? Ecco, quella è la prova tangibile della fallacità, e non fraintendete la parola, della modernità, della tecnologia. Ma noi che siamo pensatori in erba possiamo dargli una mano, no? Possiamo cercare di ridargli vita, di trovare una motivazione di esistere, di ritrovare la strada di casa. Venite con me, venite con me. Strada di casa. Strada di casa sua. Questo come si chiama, professor? Sfruttamento dell'uomo sull'uomo. No, questo si chiama mutuo soccorso. Dacci. Mi allargo che c'è la curva, dai. L'ultimo sforzo, dai, la prima parte. Andiamo, Vai, un po' di forza. Dai. La fate? Sì. Bene, ok, grazie. Sono faticato, Ma sa che si sta bene. Non ho voglia. Arrivo. Non si saluta, buongiorno. Devo spiegare che significa? Senza esagerare. Non bastava averti come padre, pure come professore. Ma potrebbe essere un'esperienza, magari vieni a scoprire che come professore sono meglio che come padre. Quello poco ma sicuro. Grazie. Perché non me l'hai detto prima? Cosa, volevi fare una specie di sorpresa, una cosa del genere? Complimenti perché ce l'hai fatta. No, non è... Io pensavo che tua madre te l'avesse detto, ti ho chiamato, non rispondi. Dai, chiudiamo questa polemica, eh? Ci diamo un abbraccio. Un abbraccio. Che ti pare? Qualche problema? Guarda che per farti cazzo, ma quanto mi frega, e basta. Via! Da quant'è che non lo vedevi? 2 anni. L'ultima volta che è venuto a trovarmi a Torre del Greco abbiamo litigato. E da quel momento è sparito. Sei convinto che non avrai problemi a insegnare qui con lui? Tranquilla. No? Dio, quando mi dici così al momento non sto tranquilla per niente, guarda. Ma quella di Simone non è una classe facile. Il ragazzo con cui litigava prima, per esempio, Manuel, sì, è ripetente. E purtroppo sta nella tua sezione. Perché purtroppo? Perché?
Quelli bravi ce la fanno da soli, no? Noi siamo qui per quelli come Manuel. Sì. No? Vabbè, vieni che ti presento i colleghi. Ok, come sono? Simpatici? Misti. Misti. Ecco il nostro nuovo professore di filosofia. Permesso, buongiorno, piacere conoscervi. Buongiorno. Attilio Lombardi, latino. Ave. Cave canem. Franco De Angelis, italiano, piacere. Allora sarò attento ai congiuntivi. Molto lieta, Marina Girola, mi insegno matematica. Ecco, io matematica sempre tre, purtroppo questa. Professoressa Testa, inglese. How are you? Fine, thanks, and you? I'm fine too, thank you very much. Great. Battaglia. Educazione fisica. Ah, dalla morsa si sente questa prestanza. Complimenti. Stagno, scienze. Allora siamo un po' cugini, diciamo. Stesso DNA. Esatto. Grazie, Morelli. Arte. Che meraviglia. Sono la moglie di De Angelis. Ma che bella coppia. Complimenti, complimenti. È un piacere essere qui. Benvenuto. Comunque a me il nuovo di filosofia mi ha colpito. Sì, pure a me, eh. Non mi pare il solito tritapalle, mi pare uno a posto. Un a posto di che, raga, è fanatico, è tutta scena. Oh, esatto. Mio, ma non è vero. Sì, secondo me è uno che sa crede troppo. No, no, secondo me è figo. Io penso come Luna. Brava, brava. È figo. Raga, secondo voi com'è quello nuovo di filosofia? Secondo me il nuovo prof di filosofia è un grandissimo stronzo. Che? Dai, è arrivato il sottotutto, io è arrivato. Lo so perché è mio padre. Ma che stai a dire? Ma dai! No, no, Simo, non ci credo. Per culo, manco io, siete troppo diversi. Vai a leggere il cognome. Balestra. Preciso. Dante Balestra. No, vabbè, ci posso credere. Che maledetto. No. Poi, padre, per modo di dire, avevo 10 anni più o meno, ha deciso di andarsene, da lì l'ho visto poco niente. Comunque, cambiare argomento, no? Ci vuoi dare una lista di argomenti che possiamo trattare, Simo? Perché, te la fastidio? Ma che vuoi? Dimmi che vuoi, Simo. Ah, smetti di rompere palla a Simone. Basta. Ciao. Ciao. Ma sei venuto a piedi? No, no, mi sono fatto lasciare giù da un taxi, volevo fare 2 passi. Niente bagagli? Me li porta. Me li porta. E questo? Porca troia. Quanto starai poi a Glasgow? Più o meno un anno. E hai intenzione di, sì, di tornare di altrettanto? No, non credo. Siamo coordinati con altri 10 laboratori di ricerca. Lavoreremo H24, no? Tu? Pensi di farcela con Simone? Ci proverò, ma non lo so. Io credo che questa cosa vi farà bene. Sì, eh? Sì. È perciò che quando mi hai detto che a Torre del Greco non potevi più starci, che ho insistito tanto. Lo so che ci stai male ad avere un cattivo rapporto con lui. Sì, ci sto male. Ma non voglio obbligare nessuno a volermi bene. Già. Tu non gli hai detto niente di quella notte, no? No, no. No. Ho rispettato il patto. Anche se penso che avrei dovuto non darti retta e dirgli tutto. Ma non l'abbiamo fatto per lui? No. L'abbiamo fatto per noi stessi, penso. Ci siamo difesi così. O almeno io l'ho accettato per te. Per come ti vedevo in quel periodo, tu eri completamente perso. Malgrado tutte le donne che avevi. Chiavi. Le chiavi. 2 paia così non le perdi. E certo. Senti, ma tu perché non gli hai detto che oltre a venire a stare qui sono tornato anche per insegnare? Non ho avuto il coraggio. Ah. E non hai pensato che scoprendo tutte e 2 le cose contemporaneamente magari alla fine potrebbe anche odiarmi? Sì, sì, l'ho pensato. Ah. Ma ho anche pensato che un po' te lo meriti. Vado. Voglio arrivare alla frontiera prima di sera, non mi piace guidare col buio.
Tu sei più giovane adesso di quando stavamo insieme. Ma come fai? Mi tengo alla larga da te. E qua a merda che si sta fregando la cicletta? Lo conosci? Sì, se viene a piedi pezzi uno sfascio ogni tanto. Trovamelo. Te lo trovo, sì che te lo trovo. Ciao. Non ci credo. È un incubo. Lo so, c'è stata questa concomitanza. Io avevo già deciso di, insomma, di lasciare la scuola Torre del Greco. Contemporaneamente tua madre mi ha chiamato per chiedermi di venire qui. Ho accettato. Senti, ti preparo qualcosa per cena, hai fame? Chi è quello? Uno che è meglio non incontrare. Perché? Non so io perché. Ma perché hai combinato? Niente, chicca. Mi dici chi è? Te lo dico dopo. Perché? Ma perché hai combinato? Mi dici chi è quello? Gli devi dei soldi? Sì, gli devo dei soldi, però mo' io trovo, non ti preoccupare. Sali? Chi me devi sempre far preoccupare quando fa queste cose? Sì. Reggiti. Che sei matto? Mi fai prendere un colpo così? Dobbiamo pagare tutta sta roba? Te non ti preoccupare, adesso faccio questa traduzione e sistemiamo tutto. Intanto apparecchio. Non sbuffare. Che ne sai che ho sbuffato? Che c'ha gli occhi dietro la schiena? Ti conoscessi. Scusa, ero così preso dal nostro incontro che mi sono dimenticato di darti sia il numero che l'indirizzo del bistrò. E te lo scrivo qua sotto. Vieni appena poi. Ti prego. Lucifero, l'angelo che si era ribellato a Dio, fu scagliato giù con violenza. E la sua caduta provocò una grande voragine, che è l'idea dell'inferno di Dante, questo grande, grandissimo cono rovesciato sul cui fondo troviamo Satana. Lucifero prima, Satana dopo. Satana. Io vi invito a fare una riflessione sul nome che è composto da due parti. Visto che gli fai esercizi, almeno fatti pagando. Luce, porta. Così ci mettiamo in società e facciamo i soldi. Allora che c'è? Che società? La mano del Simone Associati.
perché lui stesso, con la definizione... Tu che ruolo avresti in questa società? Quello di prendermi il 20% per averti dato l'idea, no? No. È roba da pazzi, mi pare. Facciamo il 15. E' questo, la grandezza... Il 5 ci sto. Il 5? Ma che sei, un poraccio? Poi i compiti li faccio io o no? Capito, ma sto soldi, oh. Sull'etimologia... Ci stai? No. Portatore di luce, Lux Fero. Amore, aspetta, ma dove vai? Sei assurdo. No, Carolino, sei tu che sei assurdo. Non puoi vedermi a parlare del frigo della casa in sala professori. Ma che problema c'è? Lo sanno tutti che ci sposiamo. Perché non ti posso chiedere che frigo vuoi? Perché no? Perché è una stupida cosa privata. E perché non me ne importa un fico secco del frigo della casa. Mi importa invece molto di più che non mi hai detto che prima di me andavi a letto con la collega che era al mio posto. Sei specializzato in professoresse di matematica, Lino? Avevamo detto che non ne avremmo più parlato. Dai, infatti non ne stiamo parlando, non ne stiamo parlando, era solo inciso. Per il frigo allora decido io. Ancora? Sì, Lino, decidi tu, fai tutto tu, basta che non mi assilli. Anche per la tintura delle pareti del soggiorno lo decido io. Lino, io te lo giuro, se tu non te ne vai in questo preciso istante, io mi metto ad urlare. Amore, va benissimo. Messaggio recepito. Buon lavoro. Buon lavoro. Ciao. Ciao. Tu hai sentito tutto? Sì, mi dispiace, ero qua. Comunque, se ti può rassicurare, non hai detto nulla di compromettente. Ecco. E sai, qua in biblioteca non c'è mai nessuno, quindi è il posto ideale per litigare, alzare la voce, qualche volta picchiarsi. Baciarsi. Come dici, scusa? No, che sono perfettamente d'accordo con te, le biblioteche sono luoghi proprio perfetti anche per raccontarsi e parlarsi di cose private, perché no? Certo. E tu eri qui per cercare? Presocratici. Sto cercando delle cose sui presocratici. Ah. Poi qua dentro c'è anche Pitagora, che è un po' il padre di voi professori di matematica, no? Eh sì, è anche quello che ogni tanto ci viene di maledire. Perché? Beh, perché magari senza di lui uno avrebbe fatto altro, no? Scusa, però senza di lui come gliele raccontavi le rette parallele ai ragazzi, che vanno dritte tutto il tempo senza mai incontrarsi, che però per me ho sempre pensato questa cosa. Anche nella vita è un po' così, no? Noi che facciamo? Camminiamo paralleli per tutta la vita, poi quando si tratta invece di incontrarsi, almeno per me, è un po' più complicato. Già. Io vado a lezione. Sì. Va bene. Buon lavoro. Grazie anche a te. Grazie. Ah. Ciao. Buongiorno. Complimenti. Grazie, sono più di 250 pagine e mi sono sbrigata perché ho capito che avevate un po' d'urgenza. Complimenti davvero. Però ecco, gli accordi erano che io traducessi gli atti del congresso, sì. E invece lei mi sta dicendo che dovevo tradurre soltanto gli interventi degli associati. Gli associati? Sì, brava. Ma me lo dice adesso? Scusi, ma dove sta scritto? Nel suo contratto, eccolo qui. La postilla e firma. Vede? Eccola qui. Vabbè, allora estrapolo. No, non recupera niente perché questo magari... è una scrivania. Una scrivania, il lavoro l'ha fatto, complimenti ancora. Ho capito, è stato consegnato, però voi adesso non potete darmi la metà dei soldi, mi scusi, perché a me questi soldi mi servono, io ci contavo. Io tesoro ti darei tutto quello che ho comunque. Come? Tutto quello che ho. No, t'ho detto, scusi, no. Scusi. Mi ha chiamato tesoro? Sì, tesoro. Sì. Che male c'è? Una parola gentile tra di noi. E mi ha dato del tu? Sì, e me lo puoi dare anche tu. Mm-hmm. E se usciamo assieme stasera o anche domani, troviamo la giusta soluzione a questa sgradevole situazione. Sgradevole? No, non è sgradevole. Questa è una situazione di merda. E voi adesso mi date l'assegno che mi spetta. Perché sennò siete dei ladri!
Voglio i miei soldi! No, no, ma lei non può usare questo tono. Io uso il tono che mi pare, sennò ti do questo in faccia. No, 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 stia calma. Lo vuoi vedere che te lo do in faccia? Ma può posare, per favore? Stia calma, metta... Non sto calma, dammi i soldi, allora. Eh sì, l'assegno è qui, eccolo qui. È per lei, ma... Lo vedi? Guarda come esce l'assegno. Vaso. Te sei cagato sotto, Schifoso. A merda. Ciao, amore. A poco. Domani notte i miei saranno di turno all'ospedale. Magari, non lo so, potresti venire da me. Che dici? Vengo. Ma che c'è, non sei contento? Per cosa? Ma per noi due. Ma certo che sono contento, sì. Sei angosciato per questa storia di tuo padre, vero? Non sono angosciato, sono incazzato. E non solo con mio padre, ma pure con mia madre. Non mi ha detto niente. Ma non pensare a lui, che te ne importa? Pensa a noi. Oh, ma che state a fare? Volevi dare coppia? Sei un idiota. Vabbè ragazzi, io sto scendo, se volete chiudo la porta, Senti, Giulio, ma dov'è la metropolitana più vicina? Guardi, prof, di là. Di qua? Sì. Ok, ciao, buona giornata, ciao. Dante. Sì, sì. Eccomi. Ah, ciao. 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 Sei a piedi? Sì, purtroppo sì, prendo la metro. Ah, anch'io vado da quella parte, magari facciamo un pezzo di strada insieme. Sei gentile, grazie. E quindi ti si presenta il problema del frigo? Oh, Dio, non me ne parlare. Ma quello è un classico. Che c'è? Hai risolto quello di ieri? Oh, non mi piace il fatto che c'hai i debiti. E nemmeno la faccia di quello. Quindi? Se vuoi io ti do una mano, io rubo a mia madre. Non ti preoccupare, i soldi li trovo io. Voglio dire, la finanza creativa è il mio forte, no? Adesso passo finisco a far ministro. Ma ci vedi? So, ti piacerebbe, No. Insomma, questa storia del matrimonio complica un po' tutto, ecco. Andavamo così bene io e Lino, invece così mi sta venendo un'ansia. Ma no, noi dovremmo fare tutti come Sartre e la De Beauvoir. Hanno vissuto 50 anni insieme, sono stati benissimo senza sposarsi. Beh, però pare che si dissero come ricci. Ma non è vero, era un gioco. Pensa che è bello scegliersi ogni giorno invece di farlo una volta sola nella vita, regolarizzandosi con i timbri, le cose, dai. E tu non ti sei mai regolarizzato? No, sì, no, l'ho fatto 20 anni fa con la mamma di Simone. Ah, già, certo, tu sei il papà di Simone. Sì. Certo. Ma sai che tuo figlio è nato per la matematica? Sì, eh? Sì, diventerà uno scienziato, io ne sono sicura. Speriamo, anche perché il futuro è loro. Già. Senti, invece, torniamo al frigorifero. Che tipo di frigorifero vuole, Gino? Lino. Lino? Lino, niente, vuole il frigo quello a 2 anni. A quello di enorme, ma perché? Beh, perché lui mangia un sacco di proteine. Ah, e quindi? E quindi... Ma pollo? Pollo. Ah, pollo. Pollo, pollo, sempre pollo. Sì, ho capito pollo. Il genere. Ciao, perché sei qua? Sono qui perché tua madre mi aveva detto che hai cominciato a giocare a rugby, uno sport che mi è sempre piaciuto e sono venuto a vedere. Non è vero, non sei qui per questo. Vabbè, sono venuto perché soltanto l'idea di vederti tornare a casa con la faccia che avevi ieri sera mi deprimeva e quindi mi sono detto niente, magari potremmo andarci a mangiare una pizza, fare 4 chiacchiere, tutto. Non ho niente da dirti però. No, perché? Cosa vuoi da me? Sei tornato, va bene, lo devo accettare. Ma credi che basti questo? Tu per me non sei nessuno, chiaro? Nessuno. Chicca, che stai a fa? Niente, io sto a fa, sto a prendere 2 spicci. Ah, questi sono 2 spicci per te, eh? A te non te basta essere la delusione della vita mia, adesso me rubi pure. La colpa è di quel nulla facente con cui stai. Io te lo dico, eh. Guarda, se io ti ribecco un'altra volta con le mani qua dentro,
Vedite, io te levo da scuola e te porto a fare gli sciampi con me, hai capito? Perché tanto questa è la fine tua. Io non so se avete visto. Roba da matti. Mamma. Ciao tesoro, come stai? Sei arrivata a Glasgow? Sì, sono arrivata. Viaggio un po' lungo, ma è andato tutto bene. Io però chiamo per sapere di te. Come va con papà? Come vuoi che vada. Ce l'hai con me? Sì. Perché non ti ho detto che veniva a insegnare nella tua scuola? La scuola mia? Una classe mia, ma... Poi ce l'ho con te perché te lo sei sposato. Cioè, già a due tempi la Terra contava 4 miliardi di abitanti. Ma poi voluto è una pia. Io appena l'ho visto ho capito subito che non c'era da fidarsi. Neanche sembra un professore. La prima lezione di Socrate è quella di ammettere di non sapere. Ok, ammettiamo allora le nostre colpe. Sì, sì, ti senti portato in questo. Okay. Infatti, vista la vostra straripante e diffusa e evidente ignoranza, non dovrebbe riuscirvi molto difficile. Vabbè, professor, così ci offende. Non sto scherzando. Sì, però, prof, io lo so di non sapere, ma il problema è che usa pure Lombardi. E infatti mi ha messo tre. E ha fatto bene a metterti. Sì, è vero, forse un po' troppo stramiciato. Sono d'accordo, quelli così sono i peggiori. Ma io trovo divertente l'idea di insegnare all'aria aperta. Dovremmo farlo tutti almeno una volta. Ma che cosa dici, Franco? Scusatelo, mio marito oggi è impazzito. Invece la seconda lezione di Socrate è quella di essere sempre curiosi. Di farsi tante domande, ok? Rimaniamo su Manuel, torniamo a Manuel. Pareva, non si può scegliere un altro per farsi esempio? No. No, io scelgo te perché tu ieri, non so se ti ricordi, mi hai detto di non sapere esattamente chi sei, ok? Sai cosa ti risponderebbe Socrate? Che noi siamo quello che facciamo. Quindi non contano le promesse, le parole, contano soltanto i fatti. Tu sei quello che fai, ok? Quindi rimanendo nello specifico, tu, nella vita, che fai? Studi? Poco. Quindi perdi tempo. No, in realtà sto sempre impegnato. Ah, e a fare che? A vivere. A vivere. E per te che cos'è vivere? Correre in moto, la musica. Lo sappiamo benissimo. Avere chicca. Ah, quindi chicca è di tua proprietà? No, vabbè, modo di dire. E lui è tuo? Ovvio che è mio, professor. Ok. Tra l'altro, cose del genere... I regolamenti le vietano, eh? Giusto, Lombardi. Una volta, forse. No, io i regolamenti non ci credo. Poi Dante mi sta simpatico. Simpatico? Boh. Caro Stagno, l'aggettivo simpatico andrebbe abolito dalla lingua italiana. Quindi noi abbiamo capito questo, abbiamo capito che per identificare Manuel la cosa che salta di più all'occhio è il fatto che lui si è fidanzato con Chicca. Vabbè, è un particolare. Cioè, sì, però, prof, ci dica a questo punto chi è Manuel. Questo, allora, per la scuola Manuel, scusa se ti dico questa cosa, Manuel è un perdente. No? È un perdente, un po' perché perdente sei, no? È ripetente, è considerato la pecora nera, no? Però invece per me Manuel è un ragazzo che dice cose sensate, spesso spiritose, e poi ne fa altre un po' più, diciamo, misteriose. E a te Marina piace Dante? A me indifferente. Ecco, l'indifferenza di Marina è la condanna definitiva. Chi mi offre il caffè? Io no. No, sto scherzando, pago io. Andate in classe, che tardi, dai. Quanto le devo? 18 euro. 18 euro. Ecco, me lo segni a Lombardi, professor Lombardi. Vabbè. Grazie mille. Grazie. Veniamo ai vostri compiti. Simone, complimenti, bel compito. Laura, minimo indispensabile. Manuel... Devi fare molto meglio, Chicca. Mi dispiace, ma ancora non ci siamo. Sto contando le ore che ci separano da stasera. Ragazzi. Ah, devo dire alla squadra che non ci sarò. Mi sono dimenticato. Giulio, okay. Emma, Riccardo. Da te non me l'aspettavo proprio, Aureliano. Aureliano, Benedetta. Pure tu non vedi l'ora. Studiate, Flaminia. Sì, anch'io.
Il compito non era affatto difficile, siete voi che non studiate. A parte Simone avete preso tutti dei voti molto bassi perché ve li meritate, questo è. No, sì, ma vabbè, non è vero. No, no, professoressa, questa è professoressa. No. Ragazzi. Professoressa, ci rivediamo. Che succede? Perché si lamentano? Perché non studiano. Ah, posso parlarci io un attimo? Sì. Ti piace? Certo. Ragazzi, ma perché vi lamentate? Che vi ha fatto la professoressa? È così gentile, così carina. Qual è il problema? Professore, la professoressa ci massacra. Se lo fa avrà un motivo, no? Ma dice che non ci applichiamo proprio. E poi, professore, la matematica è pure una palla e lei dovrebbe essere pure d'accordo. No, non sono affatto d'accordo. I numeri sono la chiave dell'universo. Cioè, pensate che c'è un rapporto di scala anche nel suono che le corde delle vostre chitarre producono a casa mentre le massacrate, massacrando le orecchie peraltro dei vostri vicini. I numeri ci raccontano la spaziatura delle sfere celesti. Pensate che Galileo Galilei ci è arrivato 400 anni fa, noi in confronto a Galilei, che so sia, voi soprattutto, dei cavernicoli praticamente. Cartesi, che va fatto Cartesi? Cartesi, l'avete fatto, no? No. Ah, non avete fatto Cartesio. Allora, quando faremo Cartesio, scoprirete che Cartesio ha messo ordine nell'universo con i suoi assi. E come no? L'asso dei coppe, l'asso dei bastoni. Abbiamo un cabarettista nato. Questa battuta era vecchia già quando lo raccontava Galileo, pensa un po'. Sto parlando degli assi cartesiani, bestia. Gli assi cartesiani? Regà, non gli toccate gli assi cartesiani a Simone Balestra che si sente male. Professoressa. Buona lezione. Grazie, Buon lavoro anche a lei. Mia, io Matteo me lo sogno tutte le notti. E che sogni sono, roba forte? Fortissima. No, ma vi giuro, io me lo farei anche qui negli spogliatoi. Sto giurando, ok, va bene. Oh, ma che stai a fare? L'altro po' mi spaccavi una gamba. E due, no? C'è chi lo mettiamo? Oh, ma come? Basta, smettetela! La volete finire? Fuori! In presidenza, tutte e due! È cascato questo, coglione? Io, Manuel, quando fa così non lo sopporto. Trova sempre un modo per far botte con qualcuno, è un deficiente! Che te li ha fatti quei tatuaggi? Il tato. Belli, vero? Lo sai, se te facessi un po' di tatuaggi come questi, forse saresti meno stronzo. Con te non funziona, però, no? Sei stronzo uguale. È vero, sei stronzo uguale, ma perché? È questo quello che mi chiedo. La famosa domanda manuelica, no? Essere o non essere stronzi? Non esagerare, Simone. Se no finisce che ti rimeno. Fa male farseli, eh? Dipende da chi te li fa. Il tatuo è alcolizzato, infatti gli trema la mano. Questo me lo so fatto da solo. Bella gente che frequenti, oh. Bella gente, sì. Ma perché te chi frequenti, scusa, la regina di Scozia? No, io non frequento nessuno. Si vede. C'è mia madre. Mi dà con me. Ciao. Senti un po', ma Lombardi è sempre stato così? Sempre. Perché pensavo si fosse incattivito con l'età. Nato così. Lo conosci quel professore? Sì, perché è il nuovo professore di filosofia, perché me lo chiedi? Niente, curiosità. Comunque, Dante, complimenti per la lezione di oggi. Grazie. È bellissimo, molto molto bello quando la matematica si incontra così con la filosofia, si tocca. Matematica e filosofia dovrebbero in realtà fondersi, no? L'importante è trovare il terreno giusto. Già. E quale potrebbe essere il terreno giusto? Eccoci.
Ciao. Laura. Quando arrivi? Non mi spiace, ho mal di stomaco, ho mangiato un tramezzino marcio e sto malissimo. No, non riesco a venire, mi spiace. Oddio, mi dispiace. Vengo da te? No, guarda, prendo una medicina, adesso cerco di andare a dormire, è meglio così. Sicuro che non ti serve nulla? Solo che nessuno mi stesse addosso. Perché? Chi è che ti rompe? Tipo mio padre, ad esempio. Capisco. Mi dispiace, ma su questo non posso aiutarti. Lo so. Scusami. Ci sentiamo domani, ok? Ok. Ciao. 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 Ma pensavo fossi in casa, è tutto a posto, sì? Sì, che cazzo te ne frega? No. Questo tono in casa no, è soprattutto con me. O vuoi che ti chiami anch'io coglione, stronzo, testa di cazzo? Perché se mi sfidi sulle parolacce sono forte, eh? Posso andare? Agli allenamenti. Agli allenamenti? Ecco, vai. Allenati che ti fa anche bene. Grazie. Ciao mamma. Che ci fai qui? Sono rientrato da due giorni. Ma che bello. Sì. No, i capelli. Ah, già, i capelli. Posso? Certo, entra. Come va con il lavoro, mamma? Bene, benissimo. Figurati. Certo, non accetto più di fare tournée perché sono troppo stancanti. Preferisco fare cose più semplici, che so, un po' di radio, doppiaggio. Cose così, ecco. Sicuro? Non è che mi dici bugie, vero? Cosa? Dico, non è che mi dici bugie. Perché dovrei mentirti? Beh, perché in passato l'hai fatto. Vabbè, se l'ho fatto, l'avrò fatto per il tuo bene, immagino. Sì, mi dicevi così anche da bambino, ma adesso sono cresciuto e non ci credo più. Fai come credi. Ciao. Sì? Chi è? Ciao, sono Simone. Simone chi? Quello di scuola, ma quanti ne conosci, scusa? Ciao, dimmi. Senti, ho deciso. Sicuro? I soldi ce l'hai, sì. Certo che posso, basta che paghi. Vieni da me stasera. Ciao. Ma con chi parlavi? Con un complice, ma stiamo organizzando una rapina. Va venì? Quanto sei scemo. Dimmi tu piuttosto, di quel ragazzo lì che è finito in carcere a Nisida. Sì, l'avevo tirato fuori, l'avevo reinserito nella classe. Per lui ero ormai praticamente come un padre. E per questo ti sei messo nei guai con la giustizia. Mamma, è arrivato a casa mia di notte, terrorizzato, aveva appena sparato ad un uomo, che dovevo fare? Portarlo direttamente alla polizia. Sì, è quello che avrei fatto il giorno dopo, solo che mi sono preso qualche ora per cercare di capire come, insomma, da dove era nata quella follia, no? E così adesso rischi il processo. Sì, mamma, rischio il processo. Va bene. Rischio il processo. E poi, quindi me ne sono andato, anche perché cominciavano a girare brutte voci tra i genitori dei ragazzi, i professori. E quindi, insomma, per me era meglio cambiare aria e sono venuto anche per stare un po' con Simone. Certo. Che non è che mi abbia accolto proprio in maniera trionfale, no? Vabbè, scusa, Dado, ma cosa ti aspettavi? Dai, con lui hai fatto un sacco di errori. Grazie per ricordarmi sempre questa cosa, grazie. Comunque, senti mamma, io sono venuto qui per farti una proposta. Tipo? Allora, tu, te la sentiresti di andare a vivere in villa? Ma lei? A Glasgow, sempre a Glasgow. Quindi io starei con Simone? Sì. E tu? Beh, io potrei venire a stare qui, così ti guardo anche la casa, che è anche comodo, no? Sinceramente non mi sembra una grande idea. Anche perché non credo che Simone abbia così bisogno di me, mentre credo che abbia veramente bisogno di te. Visto il padre che sei stato. Sì, certo, per carità. Anche tu hai avuto mille ragioni per essere quello che sei stato. Ma comunque, mamma, la domanda è semplice. Te la senti di andare a vivere in villa o non te la senti?
avrei un'idea migliore. Mm. Caro professore, mi dispiace tanto non aver ascoltato le sue parole, ma la mia situazione familiare non mi ha mai né aiutato né sostenuto. Anche mio padre è stato per molti anni in carcere e io dovevo aiutare la mia famiglia. Ciao. Ciao. Stasera non ci sono a cena. Ah, e come mai? C'ho da fa, vedo un amico. Ho capito. Ma chi è? Ah, non ho idea. È la nonna. Come nonna? Sì. Mamma, ma che sorpresa, ma che ci fai qui? Eccomi. Sono venuta a salutare il mio bellissimo nipote. Ho anche pensato di trasferirmi un po' qui da voi. Così posso darvi un piccolo aiuto in casa? Beh, un aiuto puramente emotivo, perché io sono la regina delle emozioni. Come ha scritto un vecchio critico teatrale molto innamorato di me. Ma quindi vuoi trasferirti qui? Sì, sempre che tu sia d'accordo. Io d'accordissimo. No, sei d'accordo Simone, io penso sia un'idea bellissima. Certo, io e Simone magari faremo un po' di fatica ad abituarci ancora alla sua presenza, ma con un po' di pazienza, no? Lo sopporteremo. Simone, dai, mostrami la mia stanza che voglio sistemare le mie cose. Sì. Ah, Oswald, ci pensi tu al mio bagaglio? Osvaldo, come sta? Bene, grazie, buongiorno professore. Dai, Simone, vieni a darmi un bacio. Dai, dare mano anche a Osvaldo col baule, Vai. Tu, professore, sei stato per me la persona più importante della mia vita. Qui la realtà è molto diversa e anche se abbiamo molto tempo libero a disposizione mi annoio terribilmente. Nonna? Sì? Ecco. Qui trovi tutto. Grazie, tesoro. Ieri ho conosciuto un nuovo amico di cella. Si chiama Giacomo. Dove vuoi? Posa dove vuoi. Metto qui. Piuttosto come ti trovi tu con tuo padre? Come mi trovo? Non mi trovo. Cioè? Ma è normale. Cioè, ci ha abbandonato quando ero piccolino. Poi ho provato a vederlo una volta ogni 6 mesi. Per anni. Però... poi basta. Cioè, non so, lui torna così, crede di poter fare il padre, non funziona così. E come dovrebbe funzionare, secondo te? Non lo so come dovrebbe funzionare, ma so che non dovrebbe funzionare così, ecco. Cerca di non giudicarlo, Simone. Le separazioni sono sempre molto dolorose, sai, e tuo padre era molto innamorato di tua madre. Innamorato non credo. La tradiva, l'ha sempre tradita. Ho trovato le lettere quando avevo 5 anni io, lui aveva già un'altra. Certo, sì, può essere. Comunque, io mi ricordo che quando ha lasciato questa casa stava molto male, sai? Quindi ti chiedo, non essere troppo severo con lui. Me lo prometti? Questo non te lo posso promettere, nonna. Dove lo vuoi? Qui. Ti faccio vedere che posso fare, No, ma non mi serve vedere. Ho già il disegno di quello che voglio. Questo. Sai farlo? È una stronzata. Così grande lo vuoi? No, un po' più piccolo. Così, più o meno. Vabbè, te lo faccio a mano libera. Sei capace? Vattene, va. Sei sicuro che lo fa? Sì. Guarda, non sei torna indietro, Sono sicuro, assolutamente. Assolutamente. Ma come parli, Fatti i cazzi tua. Non dovresti trattare male uno che ti sa per fare un migliaio di buchi sulla pelle, lo sai, sì? Sei pronto? Sì. Non guardare, Non te muovere. Oh, fa male. Esagerato. Fa male, oh. Non guardare.
Grazie mille, Manuel. Ci vediamo domani. Ciao. Ciao, ciao. La sella è toccata? No. No, no, la sella è perfetta. E comunque una volta pronta gliela avrei riportata come regalo. Ma che sa di deficiente chiedere che le cose che era già sua? No, però era per fargli vedere che ci so fa come moda. Lo sai come mi chiamano a me? Zucca. Lo sai perché mi chiamano così? Ti viene in mente niente? Perché spacchina si è azzuccate. Se è andata a ruba uno, non gli ha mai rubato nessuno. Ti sei fatto pure riprendere dalle telecamere, coglione. Ma manco nega. Non nego, non nego. Smonta sta sella, sbrigati. Perché? E smonta sta sella prima che te sfondo, dai e po'. Detto che gli riporti a sbarra a sta moto. La prossima settimana. Aspettiamo lo sfascio. È solo una follia, spero mio caro professore di ricevere una sua lettera e anche una visita. Un saluto, Mimmo. Solo